Andava la torpediniera di scorta? No. Era tenente di vascello allora. Chi? De Bon, il nostro nuovo comandante. Ah. Così resta ampiamente dimostrato che chi vuol silurarci è silurato. Bella. Manicavella. Ehi, ragazzi, guardate il capofuriere con la moglie. Chi? Il capofuriere con la moglie. Ah, figlio mio. Orsolina, non stare così attaccata. Qua siamo a bordo, un poco di dignità, c'è la gente che ci guarda. Io vedo che anche a bordo tutti gli altri mariti. Parti domani e sono le ultime ore che stiamo assieme. Ringraziavi Dio con la faccia per terra. Allora lei si è divertito, mi dice, eh? Io? Ma che divertito, mi faccia il piacere. Ha fatto male, perché invece io? È vero, capocannoniere? È vero. Senta, lei non è mica carina, sa, in questo momento. Ma come, io vado a fare la cura dei fanghi. Caro, sii delicato. Guarda il nostro uomo con Giuditta, e quello lì è tornato prima dalla licenza apposta. Ah, con Giuditta? Come sarebbe aggiunto? Orsolina, pensa piuttosto a tuo figlio, dove sta? Franco? Franco? Io vado a fare la cura dei franchi per mettere d'accordo il corpo con l'anima, perché io ho l'anima snella, che se ne dica. Sì, io sono molto infelice, sa? Molto. Adesso io sto per partire per l'Oriente, per ritornare chissà quando, e lei mi fa quella faccia. Piace questa romanza di Marinai? Mi hanno detto che l'ha scritta lei, già, vero? E sa chi l'ha dedicata componendola? Lasci che prima di partire glielo dica, a lei. Luisella. Tu le hai detto che la romanza l'hai dedicata a lei. Come lo sai? Giorgio caro, l'hai dedicata a Grazia e me l'ha detto. L'hai dedicata a Mary e anche lei me l'ha detto. L'hai dedicata... Beh, Carla, possibile che l'abbia già dedicata a tante? Ma sì, caro. E francamente, dopo quest'ultima dedica a Luisa, sarebbe decente che tu la ritirassi dal commercio questa romanza. Scrivimi una lettera. Che cosa ti costa? Hai ragione, Carlotta. Sei proprio un amico. Sì, ma non mi dire Carlotta se non mi arrabbio.
Lo vedi che mi disprezzi? Ma no. Senti, se vieni alla banchina a salutarmi... Che vuoi dedicare una romanza a te? No, no, Carla, devi rendermi giustizia. Io romanzi a te non ne ho mai dedicati. Già. Allora vieni. Ma che te ne importa? Ci saranno tutte le ragazze della città. No, tutte no, solo le belle. Guarda che incomincio a scriverti un fiume di cartoline illustrate, sai. La signorina Carlotta Valeria, la signorina Carlotta, Carlotta, Carlotta. No, Rob, la vostra vita ha dei sacrifici, ma vi invidio ugualmente. Pensi, fra 15 giorni da questo ponte si vedranno minareti, moschee, l'Oriente. Mi permette, signora, di ripensare a questi momenti quando sarò lontano? Non capisco perché le è necessario il mio permesso. E consente allora di spiegarle perché mi è necessario. No, Rocky, non glielo consento. Buonasera, Nora. Buonasera. Suo marito inquadrato. Sì, Corrado. Anzi, permesso. Rocky, sei implacabile, sei la moglie di un amico. Senti, Valerio, sei imbarcato da poco ed io spero che andremo d'accordo più che in accademia. Ma qui non ci sono capiclassi, ricordatelo. In quanto poi alle prediche, ne ho sentita una stamattina dal cappellano piuttosto lunga. Mi basta. Che c'è, Corrado? Qualche cosa di nuovo, Corrado? No, no, no. Niente, niente. Papà, dov'è? Papà è uscito dal quadrato poco fa, sarà certamente nel suo alloggio. È il comandante? Sì, signore. Papà. Papà. Papà, cos'hai? Ti senti male? Vuoi un po' d'acqua? Chiamo qualcuno, papà. No! No. No, no, no. Non è nulla. Mi passa. Sto benissimo. Vedi, tu imbarchi e io sbarco. Faccio fagotto. Ma papà, scusa, parli come se ti avessero liquidato. Infine lasci questa nave soltanto perché fra 3 mesi sarai promosso ammiraglio. Sei considerato uno degli uomini più sicuri della nostra marina. È proprio 5 giorni fa il ministero. Senti. Questi oggi... ancora i miei ragazzi, domani saranno i ragazzi con altri. Io non ti ho mai fatto discorsi, figliolo mio. Io voglio dirti solo questo: questa sciabola i due primi Valeri l'hanno portata con fedeltà, e tu, e so che anche tu, so che ci posso contare. Ufficiali, sottufficiali, graduati e comuni, in nome di Sua Maestà il Re. Riconoscerete quale vostro comandante, il capitano di vascello Stefano De Bon. Ragazzi, abbracciando il Nostromo intendo abbracciarvi tutti per salutarvi e ringraziarvi. Caro Bertacca, se lei continua a ingrassare così per imbarcare lei bisognerà sbarcare un cannone. Mangi un po' meno. Sì, signore, comandante. E faccia molta ginnastica svedese. Silic, mio caro figliuolo, io vorrei che lei si ricordasse che a questo mondo esistono anche cose di sesso non femminile. Che ne dubita forse? Mi permetta, comandante, ma quelle femminili sono sempre le più interessanti. Nave, bussola, prua. Corrado, siamo intesi. Da questa nave Valeri non è sbarcato.
tutti. Buona fortuna. C'è anche papà mio sul Bolzano, eh? Quando sarò grande, poi... Signor Maneri, siamo in rotta. Bene. Avanti, siamo in rotta. Va bene, avanti, forza normale, rompere le righe. Pronto? Rompere le righe. Rompete le righe! Rompete le righe! Ah, lei è il capofuriere, il signore comandante. Cominciamo con le scartoffie, eh? Tenga presente che già molti furieri li ho devastati nella mia carriera. Si ricordi bene che sulla mia nave io non voglio gente camuffata da marinaio. Lei dovrà essere in grado di sostituire chiunque a bordo. Dal marinaio di Coffa a me. Sì, signore comandante. No, signore, no. No, signore comandante. E lì su quelle dita, che cos'è quell'inchiostro? È una macchia, sa, scrivendo. Un'altra volta le darò un massimo di rigore. Avanti con questa pipa. Apri tutto! Tutto, eh! Oh! Macachi! Macachi! Stella! Senti come cretino! Sei bello, sai! Bello! Ma non lo vedi? Cosa hai fatto? Nostromo! Questa è la tua gente! Io non dico altro! Mi vedi? Neanche Noè! Con tutte quelle bestie lavava il ponte in questo modo. Ma nell'arca non c'erano furieri come te. Su per la faccia tua. Capo furiere, dobbiamo parlare fra marinai e fra marinai. Un momento, Stella. Dove sei di mia zona tu? Al patrato ufficiale. Ecco, fila, levati dai piedi. Comandi, reverendo. Cosa, figliuolo? Non ha suonato. No. Versami un po' di seltz. Piantone, l'ho chiamato io, vieni qua. Senti, Silic, smettila con la radio e occupati di cannoni. Rettificata le linee di mira? Sì, signore. Piantone. Comandi. Dì al maestro che porti del vermouth. Sì, signore. Per me uno spremuto di limone senza zucchero. Al seltz? Al seltz, sì. Sì, signore. Di un po'. Comandi. Come ti chiami tu? Fortunato Stella. Fortunato che cosa? Stella. Stella? Con quella faccia? Ma dove t'hanno pescato? Vai, vai. Di, Stella. Comandi. Hai mai fatto la tendente? No, signore. Ti piacerebbe farlo a me? Sì, signore, signor Valerio. E allora vai dalla tendente del signor Silic. Lo conosci? Solinas. Sì, signore. Bravo, vai da lui e digli che ti insegni come si fa. Dunque, stai zitto. Guarda e impara. Barcellona. Spagna. Maggio dell'altro anno. Marsiglia, ottobre. Spezia, gennaio, febbraio, marzo. No, qui ci lasciamo il posto per l'Oriente. Oh. Carina, eh? Ti saluto. Dunque, primo, uomo di mare, molte donne deve amare. Bravo, professore. La retta al professore, se vuoi imparare qualche cosa di serio, vieni alla cabina del signor Rocchi, del mio ufficiale. No. Sta fermo tu, quando parlo io. Virgola. Vieni, vieni qui tu. Sì, la vedremo. Guarda. Bianchi. Per carità, non facciamo confronti. Sì? È quella. Quella. Adesso, guarda qua. Vengo.
Che bell'acquisto che hai fatto tu. L'ufficiale più in gamba del bastimento a sentire il nostro uomo. Si capisce. Ma fa il piacere. E questa qui delle vostre quante se ne mangia? E non ho cavato fuori le altre per non mortificare. E dov'è la pescata, che Dio la benedica? Sì, Lynch. Eh? Maestro, il caffè, per favore. Ho fatto portare il cappotto anche per te. Grazie, fra tre minuti molto di guardia. Certe cose mi afferrano in niente. Cosa c'è? Cosa c'è? C'è questa bella novità. Apri le riviste di bordo e trovi che ci hanno ritagliato via le figure proprio come l'asilo infantile. Ah, ecco. Ecco dove me l'ha trovata la fidanzata, Stella. Che fidanzata? Quella fotografia in camerino, l'hai vista? Ah, sì, sì. Ce l'ha messa lui? Ah, Stella? Sì, l'ha ritagliata. Basta, qui. Grazie. No, non te voglio chiudere la rifarà. Andiamo, Sillic, è ora. Rocky adesso era capace di farti una dissertazione sul condominio. Già. Ah, Stella. Comandi. Sei tu che hai ritagliato quella fotografia dalla rivista? Sì, signor. Male. L'altra volta ne ritaglierai due, una che per me... Allora la fotografia era una balla. Sì. Tira fuori una sigaretta d'ungolo, dico manicavento. Manicavento. A proposito, ti voleva il signor? No, sì. Dov'è? Nel quadrato ufficiale. Signor Puccini, imbarcato a Spezia. Sì, signore. Cos'ha? Niente, grazie. Si sente male? No, signore, grazie. Nostalgia di primo imbarco. Di onde, eh? Questione d'abitudine, ma mai farlo capire, però. Animo, signor Puccini, vedrà che belle more in Oriente. Enchanté. Je voudrais bien essayer avec vous le même jeu. Avec moi? Oui, monsieur. Ah, oui. Merci. Prego. Vous êtes prêts? Oui. Allons. Forza nostro. Forza nostro. Forza nostro. Forza nostro. Forza. Forza nostro. Zitti ragazzi. Dove vanno quegli arabi? Chi era quello metto che scappava? Un inglese che rideva per conto suo. Gli arabi ballavano per conto loro. Gli inglesi non si offesero perché gli arabi ballavano. I mori si sono offesi perché lui rideva. I mori, che sa, sono suscettibili. Perché le piace il trentina? Le piace il negozio! Oh, guarda!
signor Valeri! Presto! Gli arabi lo ammazzano! Tutta la gente al posto di mano! No, fila avanti! Via. Sotto! Via, ragazzi! Stiliano. Sotto! Stare lì, che cadì? Che si fa? Allora sì, mega! Français aurait fait dedans pour le drapeau italien. Grazie, molto gentil. Monsieur le ministre, on peut le connaître, le vostro eroe? Mais oui. Le voilà, justement. Ah. Valérie. Il tenente di vascello Rocchi, mia sorella. Oh, eccolo. Il tenente di vascello Valérie, mia sorella. La signorina Reitz. Già, sua sorella. Parlano tutti di lei questa sera. Bravo. È molto italiano intervenire in difesa della bandiera di un altro paese. Valeri, oh, ci conosciamo fin da bambini, prima dell'accademia. È un marinaio sul serio lui. E lei no? Oh, molto meno. Ed è per questo che io lo chiamo l'uomo d'acciaio. Si immagini che tutti a bordo lo chiamano l'uomo d'acciaio. Io lo ammiro ma non mi sentirei di imitarlo. Mai un'avventura, mai una pazzia. Eppure se lei entrasse nella sua cabina... Ecco, se lei entrasse nella sua cabina avrebbe una bella sorpresa. Io? Proprio lei. Non capisco. Mi spieghi? Veramente non è facile. Se ne va? Sì, devo montare di guardia fra poco. E io che avevo fatto suonare questo valzer proprio per lei. Non mi ringrazia nemmeno per un pensierino così gentile. Ah sì, le sono veramente, veramente grato. Le piace? Molto. Ma è finito. Le cose belle come finiscono presto. Signora, posso chiederle... Grazie, dopo magari. Grazie. Quanti minuti ancora liberi? Pochissimi. Però... Però gli eroi non li sanno fare complimenti alle signore. Io non conosco le abitudini degli eroi, ma le giuro che questa sera vorrei davvero... Sì? Si contenti allora? Questo è già uno. Perché mi guarda così? Forse le ricordo qualcuno? No. No, stavo ascoltando questo valzer. Conosce il titolo? No, non so. Perché? Perché... Perché domani sera a bordo volevo ricambiarle il pensierino. Domani sera la festa sulla nave. Sì. Lei vorrebbe far risuonare. Appunto. È molto gentile, ma credo che non potrò accettare il suo invito. Perché? Perché domani io non sarò più qui. Parto con il Vulcania, proprio domani. Mi dispiace tanto riandarmene così presto. Mio fratello pensi, non lo rivedevo da 4 anni. Oh. Che bel mare c'è stasera. Già, il mare è sempre bello.
ed è un grande amico. Quando viaggio per mare io sono così felice. Alle volte penso, così d'improvviso, per un cataclisma qualsiasi, se tutta quest'acqua si asciugasse. Ah già, lei vede la cosa da turista, ma pensi un po' a me che mi troverei ad un tratto a secco. Però se questo cataclisma succedesse questa notte, almeno lei domani non partirebbe. È già il secondo. Che cosa? Complimenti. Ah già. Pensi però che monotonia sarebbe il mondo così, tutto terra. No, 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 il Dio è grande, ci lascerà sempre la consolazione del mare. Ha ragione lei, le cose belle finiscono presto. E ora? Eh sì, è tardissimo. Il titolo di questo valzer? Te lo farò sapere domani mattina a bordo. Grazie. L'accompagno al motoscafo. Vuoi? Molto gentile. Allora, addio. Addio. Lei crede che non si possa ballare un valzer insieme se non si è vicini? Credo anzi che possa essere anche più bello. Dunque domani sera alle 10 questo valzer. Lei sul Vulcania, io sul Bolzano. Sta bene. Strano, vero? Il titolo del nostro valzer, Aldebaran. Oh. Ehi, non è partita. La signora mi dica. È il nome di una stella, Aldebaran, no? Voi marinai avete molto da fare con le stelle. Dio, che confusione c'è in questo cielo. Come la ringrazio. Pensi che io da bambina stavo sdraiata ore e ore sulla terrazza di casa. Riconoscevo tutti. Ce n'era una grande, rossa, bellissima. Ecco, vede, quella. Diritta al mio dito. Che io avevo scelto a mia confidente. Quella? Ma non sa come si chiama quella? Non l'ho mai saputo. La chiamavo la mia stella. Non vuole che glielo dica? Sì, dica. Aldebaran. Aldebaran? Ma pensa che miracolo un fiore. Gelosa? Credimi amore, quando così all'improvviso vedo che ci sei tu, che ci sei tu, penso, ma è vero, è mia tutta questa felicità. Per 2 mesi, ecco la mia sola compagnia. Allora vengo alla banchina? No, 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 niente aria di partenza. Proprio non vuoi? Bisogna assolutamente evitare gli addii in lacrime, sai? Hai ragione, del resto la nostra vita è questa. E adesso chissà in che condizioni me li riporterà, lei, questi poveri vestiti. Tutti così gentili al paese suo, signorina Elsa? Lei borbotta sempre, lei. Il signor Valeri non dice una parola, la signora nemmeno. E per questo ci sto io.
Sì, proprio. Non te voglio più vedere, Peppe niente. Ecco, mi aiuti a chiudere la valigia, guarda. Faccio presto. Non ricordo dove. In un romanzo, forse. Due amanti che devono separarsi, decidono di farlo così, semplicemente, con un arrivederci, come se dovessero ritrovarsi dopo due ore. Lei che restava, chiudeva gli occhi. E quando li riapriva, fatto. Dunque, fra due mesi. A primavera, pensa. Sì, a primavera. Anzi, guarda, voglio che scelga tu stesso. Sì. Ecco, guarda, ti piace quest'abito? Mm? Sì. E arrivederci fra due mesi. Capito? Addio cosa? Tante cose a casa. Ehi, dico un po'. E questa è la maniera di salutare? Ehi, di ragazzina. Ma li hai visti questi due parafanghi tu? Eh? E non Questo mi sembra più tuo. Sì. Avanti. Signor Valerio, le sue valigie sono pronte. Va bene, cosa c'è? No, dunque, arrivederci. Arrivederci. Amore mio, torna presto. Buongiorno signora Raggiante. Oh, buongiorno Bandi. Buongiorno. Buongiorno. Il semaforo ha vistato adesso in Bolzano. Le saluterò Corrado adesso incontrandolo. Ah sì, ah già lei parte. Sì. Oggi sorride. Avevo ragione io. È letteratura. Va bene, vengo subito. Ecco, vede? Nora già fin da adesso sa quanto sarà bello fra due mesi su questo banchino. Buona luna di miele. Terremo noi adesso compagnia a Nora. Oh no, cara, godetevi tranquilli la vostra felicità. A me tiene compagnia a Luigi, sempre. Sì, ma divertiti però. Distraiti, esci, non ti chiudere in casa. Appena terra al bar della signora Giuditta, di volo. Signora, mi raccomando, è fragile. Oh, segnalo dei tratti, andiamo. Qua dentro c'è il più bel pettine di tutta Siviglia. Pettine? Come se Giuditta non ne avesse. Quanto sei rullo, questo non è un pettine per pettinarsi. Già tu nella marina non ci dovresti essere. Questo è un pettine che si porta così per eleganza. Stai fermo, non mi seccare. Si pena aspettarli, ma quando ritornano che felicità. Gennaro mio, Gennaro. Signora? Ah, Stella. Il signor Valeri è di guardia, ma verrà questa sera. Ci porti al cinematografo? Cinematografo. Caffè. Andiamo. Che c'è? Ma la tua che starà? Oh, aspettate qui, torno subito. Beati gli ultimi. Se i primi sono scemi. Grazie.
Ma questa sera ho molto da fare. Tesoro bello. No, non posso, non posso. Ma allora non mi ci porti più al cinematografo? Come no? Eccole qua le 10 lire, guarda. Ma dimmi un po', papà, te l'ha fatto vedere il turco che starnuta e dice la preghiera? No, così. Tu corri a casa subito e vedrai. Che turco? Ma come, me l'ha detto il nostro uomo che l'ha comprata a Tunisi, starnuta. Sì, e fuma la pipa. Adesso te lo faccio vedere io. Il nostro uomo, capisci? Vuole liberarsi di te e... Orsolina. Sì, cara, capisco, immagina se non verrei volentieri. Ma c'è questa benedetta zia, poveretta, malata e talmente affezionata che... Che? Hai pure una zia malata? Domani sì, e ti porterò anche una piccola cosa antica. È per te questa. Sì, è un cuoricino d'oro bianco lavorato, una cosa meravigliosa. Non ce n'è che due. Questo è un altro al museo di Saragozza. Ah, sì, sì, ti piacerà molto, vedrai. Sì, sì. A domattina. Ma sì, sta buona. E adesso che c'è? C'è che quel musino triste, io Carlotta non ce la voglio vedere. E non me ne vado fino a che... Non te ne vai tu. Con tutte quelle zie. Addio, Silvio. Ma sei qui, ammiraglio? Ha telefonato Corrado. Non ancora, papà. Anna stamane mi aveva detto che sarebbero venuti. Ammiraglio, congratulazioni per la promozione. Ah, già. Grazie. Non si illuda, giovanotto. Alla mia età toccherà anche a lei. Hai bisogno di qualche cosa, papà? No, niente, cara. Papà non sta bene. La promozione è arrivata da qualche giorno e Corrado ancora non si fa vivo. Fra poco verrà assente. Ecco, vedi, Carla, sono venuto proprio per questo. Per dirti che Corrado non verrà. Bisogna capirlo. Il suo amore l'ha preso talmente che in fondo è anche bello. Lo invidio, Carla. Ti giuro, lo invidio. Ma dunque? E dunque, per stare vicino a papà, a te, ci sono io qua, l'amico, invece di Corrado. Corrado. Come mi piaci con questa collana. E se me la tolgo? Ancora di più. Ma così? Mi piace. Sempre? Ti fa un'ombra in giro, così caldo. Quasi di velluto. Dovresti metterla sola quando sei con me, vuoi? Anch'io l'ho pensato, sai, ieri sera, quando me l'hai messa al collo. Come hai fatto bene a tornare, Corrado. Avevo tanto bisogno di te, di vederti, di sentirti vicino. Te, proprio te. Oh, qui almeno non abbiamo conoscenze, non abbiamo obblighi da rispettare. Qui, se Dio vuole, respireremo. Un momento. Per la signora... Per me? Lettere? Fiori, credo. Qui? E chi può essere? Guarda un po'. Povero Corrado. Non ti hanno neanche lasciato finire di parlare. Oh, che belli. Oh, e come mai è capitato qua? È un conoscente del Cairo. Un amico di mio fratello. Una persona tanto, tanto cara. Soltanto aveva la mania di essere pittore e voleva farmi il ritratto a tutti i costi. Però quanta vita di te che non conosco. Ma che cosa della mia vita non conosco? Se non era niente la mia vita. È cominciata con te. Ma appunto perché ti sento così mia, se una cosa qualunque, non so, un niente, si mette materialmente soltanto fra di noi, mi disturba, mi irrita. Sono le 9, Anna, fai presto. Sì, ma piove. Piove, sai? E
Ecco, vedi? Lì c'era Nora, Carla e Beucci. Qui il fratello di Mary con Luisella. Io stavo qua, sola sola. Che strano. Adesso quasi non lo riconosco più, questo bosco, sai? Ah, sempre così. Come sarebbe bello. Anna. Mm? Che c'è, caro? Ma sai la storia di quell'uomo che era stanco di andare tanto per il mare? Quale? Prese un remo e cominciò a camminare dentro terra. E la gente diceva, dove va quell'uomo con quel remo? E lui stanchissimo camminava, camminava sempre. Finalmente vicino a una montagna incontrò un ometto. Un ometto. Un ometto. Che disse, dove va quell'uomo con quella pala da forno? Ah, ecco, esclamò, andavo qui. E si fermò per godersi la terra fra gente che neanche sapeva che cosa fosse un remo. La prossima volta che sbarco... Ah, sì. Vogliamo prenderci con noi un remo, come quell'uomo. Uno, due, tre, quattro! 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 Chi è? Non si può, non si può! Voglio proprio vedere come stai quando non si può. Cosa vuoi? Vado dal comandante per la firma. Buon viaggio. Già, ma tu hai consegnato 24 giovanotti. Sì. 24 giovanotti per fesserie. No, sono Bertano. No, Bertano. Sono un giovanotto. Siamo in mare da un mese, domani ripartiamo. Sono guaglione, capisci? E debbono andare a terra. Cancella. Cancella, cancella! Addio, pappone. Addio, Gigi. Grazie la mano. Mia, dammi da mente, sbarca a terra con noi, che tanto la fa essa quest'ora che sa con chi se la gira. Lascialo stare, Greta Garbo. Imbecille. Dimmi un po' piuttosto, tu qui, quando sono venuti 6 mesi fa, conoscevi una certa Reginella, vero? Tempi passati. Ma dove sta? Sei marinaio tu? Sì. Vai in franchigia? Sì. Esco però da te? Oh, al diavolo. Signor Valerio. 16, 17. Solo questo? 18, sì, signore. 20. Vai a terra? 21, sì, signore. 22, bravo, divertiti, vai. 23. Allora, Corrado, ti decidi? 29, 30, questa città almeno la vuoi onorare? Sì, 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 vengo. Scende a terra? Sì. Tu? Sì. Per banco. Bisognerà far alzare il gran pavese. 24, ma veniamo via subito. Me lo prometti? Ma sì, te l'ho già promesso. Ma mi pare che esageri. No, però. Non esagero, Nora. C'è della gente così fastidiosa alle volte, così molesta. Oddio, avrebbe paura? No, paura no. Ma a disagio, ecco sì, qualche volta tanto disagio. Però, se si stesse un po' meno soli. Oh, che bella! Ma che fai? Perché te la togli? Ti sta così bene. Già. Appunto. Appunto. Ma che strana che sei. Hai ragione. Che sciocca.
Valeri? La nave va avanti a raggissimo. Mezza barra a sinistra. La nave è ferma. Barra in mezzo, macchina di dritta avanti a tutta forza. Valeri, andiamo, più svelto. Valeri, hai inteso? Due volte lo ha dovuto riprendere il comandante. Eh già, l'ufficiale più in gamba del bastimento. Ma sta zitto, Grullo, si è sposato da 6 mesi soltanto. Per questo io non mi sono ancora deciso. Già, tu aspetti che diventi vedova la donna cannone? Senti, primo, la donna cannone te la sei sposata a te. Secondo, io non ho i tuoi gusti perché ho l'anima snella. Terzo, crepa. Faccio accendere altre 4 caldaie. Puntuale, eh? Allora consegno. Rotta 175, velocità 18 nodi. Ufficiale di rotta là, fra le nuvole e le stelle. Alla, meno limone e più zucchero, da rettero. Va bene, se vuoi andare a sbattere contro il bastimento di fronte, mettici pure tutto zucchero. Per me, buona guardia. Grazie. Andare giù un momento, fammi il piacere di dare un'occhiata a tu. Sì, ma fa presto perché il comandante può aver bisogno di te da un momento all'altro. Sì, sì. Siamo di rotta dal comandante. Signor Valeri. Forza, Vinda! Subito. Comandi. Ah! Forza a casa! In cabina! Lasciami stare. Signor Valeri, il comandante lavora. Va bene, vengo. Lei. Perfetto, appena fatto mi avvisi. Domandi se sono pronte le altre 4 caldaie. Ah, Valeri, incomincio a non riconoscerla più. Infatti, comandante, non sto bene. E desideravo chiederle... Cosa? Qualche giorno di licenza dopo le esercitazioni. Sa a chi sto pensando adesso? A suo padre. Avevo molte volte rimproverato al maggiore medico di non preoccuparsi della salute dell'ammiraglio, anzi del suo stato, perché sta invecchiando ogni mese di un anno. Il maggiore medico taceva. Finalmente ieri ho voluto parlare direttamente a suo padre e ho saputo perché il maggiore taceva. Suo padre ha ordinato anche a me che sta benissimo. Ordinato. Starà benissimo finché potrà servire la Marina. Servirà la Marina fino all'ultimo momento. Venga. Questo è l'ordine di operazione per i tiri collettivi di squadra. Sono studi con Rocchi per la rotta di avvicinamento al bersaglio.
apertura del fuoco metri 20.000, rilevamento 45 gradi, caccia torpediniere nel Diogeni, 2.000 metri di prora dritte. Racchi, benissimo, Silic. Valeri, si svegli. Per segnale, che dici? Cessare il fuoco. Che hai, Corrado? Non farti vedere così da papà. Dov'è? Adesso scende, è stato in ufficio fino a tardi. Carla? Vieni. Facciamo un giretto, Paul? Sì. Corrado, accendimi, ti prego. Hai intenzione di rimanere ancora a lungo a questo bel divertimento? Buonasera. Cosa vuoi che ti dica? Proprio non ti capisco. Ritorno dopo 47 giorni, perché io li ho contati, sai? Anch'io li ho contati. Ma evidentemente li contiamo in modo diverso, o meglio tu ora li conti in modo diverso. Che brutta faccia. Sai dov'è Silly? Sì, è andato via. Grazie. Giorni. Ritorno e appena casi il tempo di cambiare l'abito mi porti qui. Da mio padre sta bene, ma in mezzo alla gente, insomma. Come sei cambiata. Molto, sai? Ma forse quella vera è quella che vedo oggi. Ti avrei ingannato, insomma. No, non dico questo. Ti sei ingannata. Ti sei ingannata tu credendo di poter dividere la mia vita. È evidente. Eri fatta... Sei fatta per una vita gaia, brillante, d'esteriorità. Non ero fatta per sentirmi parlare come tu mi parli. Buonasera, comandante. Se ho insistito per venire qui oggi è stato perché tuo padre soffre della tua assenza, della tua indifferenza. Signora? Ciao, padre Ruti. Ciao. Posso ricordarle, signora, che da quella sera al consolato io aspetto di ballare con lei? Oh, Rocky, lei è un uomo che sa aspettare. Molto volentieri. Addio papà, come stai? Bene, io sto benissimo. Ho
Poco fa ho chiesto al comandante De Bon, un tenente di vascello, per un servizio di una settimana all'ammiragliato. Sì, un bravo ufficiale che meriti di passare il carnevale a terra. Mi ha detto subito Rocchi. Ha soggiunto, lo merita più di tutti. Non mi rendo conto, da quanto tempo è assente suo marito? È partito da 3 mesi. 3 mesi meno 7 giorni. Ah, li ha contati? Certo, come ho contato quelli del nostro viaggio di notte. Cosicché questa sera suo marito sarebbe qui? Non sarebbe, ecco, vicino a me. Proprio io qui, a fianco a lei. Ma certamente. Le prende una mano, la bacia. Chiudi portella, fate provare. Rondia poppa. Aprire allagamenti. Aperto allagamento 1. Aperto allagamento 2. Aperto allagamento 3. Ma lei crede veramente di potermi illudere? Vede, se l'ho permesso tutte le sciocchezze di questa sera è perché quanto più mi sono intorno agli altri uomini, quelli come lei, tanto più mi sento vicino a mio meglio, anche se è proprio partito 3 mesi fa. Ciao Valeri, una settimana a terra per il carnevale, servizio, ringrazio tuo padre. Fuori. Buona guardia in coppa, parale bianco acceso. Ah, Valeri. Comandante. Dica in coppa di fare attenzione di prora a quei pescherecci che abbiamo avvistato al tramonto. Sì, signore comandante. Scendo un momento, mi raccomando, occhio. Ci si vede poco. Alto che re, 20 morti. Frequenti mare agitato. Signora, la signora Bandi. Anna, oh. Eccomi cara. Non sei bagnata, povera Nora. Scusami, con questo tempaccio. No, proprio niente, con un taxi. Corrado e Luigi non stanno meglio davvero. Allora, non vieni da Carmen Gherardi? Ah, no, cara, no. Aiutami, Nora, aiutami a capire. Corrado è arrivato a parlarmi in un modo, proprio con l'intenzione di ferirmi, di offendermi. In certi momenti ho l'impressione che mi odi. In certi altri ha dei trasporti di una violenza tale che mi fa paura. No, non è difficile aiutarti a capire. È la nostra vita di attese, di partenze, di solitudini che ci rende così tristi, così deboli e così ingiusti qualche volta. Ma questa ingiustizia di Corrado è amore, è evidente. Ah, ma fa così male. E soprattutto quello che mi fa soffrire, Nora, è che incomincio ad essere stanca. Ad essere stanca. Signora, c'è il signor Rocchi. Occhio! Il bravo Riccio, pesci Riccio, farà rispetti! Occhio! Questo pesci ancora! Pesci Riccio, farà tutta la barra dritta, macchina indietro, massima forza. Sì! Sì!
All'arrivo in porto rimanga agli arresti. Ma io no. Come? Lei non è stato invitato dalla signora Gherardi. Ma dalla signora Gherardi si è sempre invitati. Tutti invitati, penso io. Vedrà che dama eccellente. E poi stasera ci ha preparato proprio un programmone. Primi approcci in casa sua, poi tutti in barcaccia al veglione. Benissimo. E che c'è di male, è la verità. Se la riconoscenza non fosse un nome vano, noi altri scapoli dovremmo fargli un monumento alla signora Gherardi. Insomma, non è simpatico che tu parli così di una signora che frequenta una che moglie di colleghi. Ahimè, solo le brutte, solo le brutte. Andiamo. Andiamo, andiamo, domani sono finiti gli arresti e così ritornerà il buon umore. Non pensavo agli arresti, pensavo che se Rocchi non la smette, parola d'onore. Cosa c'è? Ciao, prigione. Ciao. Ti serve niente da terra? No, grazie, c'è Stella. Ah già, Stella, fortunata Stella. Sì, signore. Questa lettera alla signora, subito. Ma la signora è uscita, il biglietto me l'ha data Wells. È vero? Lasciatemi in pace. Anna. Corrado, che è successo? Permetti. Anna, ti prego, andiamo a casa. Va bene. Lasciami salutare gli amici. No, ci pensa Carla. Ciao, Rocky. Dimmi, si tratta di noi, di te. A casa. Dimmi dunque, cos'è successo? Parla. Così ti pare simpatico? Mentre io sono a bordo costretto agli arresti, tu vado in giro a divertirti. Poi a divertirti con la signora Gherardi. Gli scapoli della Marina pensano di farle un monumento a Carmen Gherardi, lo sai? E poi vorrei sapere cosa diavolo raccontava di così divertente Rocchi in palco. Da farvi ridere tutte come pazze, tutte beate, eh? Anche la signora Nora Bandi. Moglie modello, figuriamoci poi le altre. E
farai il piacere di non mettere più questo vestito, sai? Devi avere abbastanza sensibilità per capire... Non voglio che gli altri ti guardino. Non voglio, capisci? Ah, siamo a questo, eh? Ah, bene, bene. Ma abbia almeno la sincerità di confessare apertamente che sei stanca di questa vita, che non ne vuoi più sapere. Dillo chiaro, cosa ci vuole? Credo di poter meritare, se non altro, di non essere ingannato, eh? No? Insomma, cosa c'è di così interessante nella strada? Faccia venire il signor Valeri. Allora? Il signor Valeri non è a bordo. È sceso a terra. A terra? Provveda a farlo avvertire immediatamente. Intanto faccio chiamare il capofuriere. Sì, signore. Ma guarda che ore si fanno. È il furiere o un marinaio? No. Ed ecco. E quando tutti gli altri vanno a terra a divertirsi, il furiere, che non è un marinaio... Permesso. Avanti. Capofuriere, subito dal comandante con registro del protocollo. Ah, sotto. Dal comandante con registro del protocollo. Dal comandante con registro del protocollo. Parla il Bolzano? Mi fa il piacere, mi chiama il capofuriere. Che c'è? Sì, che di là siamo in sette ad aspettare te per tagliare la pizza. Va bene, mangiatevi la pizza con buona salute. Come, come? Abbassiamo il tono d'urgenza e vatti a mangiare la pizza. E zitta! Orsolina, tu stai cominciando a diventare insistente, petulante e sfrocoliante. Elsa. C'è. Altro che c'è, bel guaio che hai combinato. Che guaio? Ma sì, gli hai detto che la signora era andata al veglione. Io non ho detto niente a nessuno. Senti, bussati. Che c'è? Signor Valeri, l'ufficiale di guardia. Vengo. Sai, è il comandante che lavora. Che vengo. Ma qualunque altro mestiere, qualunque altro mestiere. A te, beata te come ti invidio. Ti rassegni presto tu, eh? Si direbbe quasi che... Oh. Scommetto che quando sarò uscito respirerai. Eh? Oh. Che stupido io. Lei può andare ora. Riferirà poi al signor Valeri per il rapporto di navigazione. Lei sa già che cosa l'aspetta. Arresti in fortezza è una grave ombra sulla sua carriera. Ma c'è il suo passato. E c'è suo padre, che non sta bene. Dunque io non so niente di quello che è successo stasera. Ma non posso ignorare che lei è cambiata. E la data del suo cambiamento coincide con un'altra data. Del resto non le dico nulla di nuovo, perché lei lo sa meglio di me. Tra 15 giorni il Legnano parte per il Mar Rosso. Sarà una campagna lunga, dura, faticosa. Ci sarà da farsi onore. Io posso proporla per il comando del Legnano. Mi autorizza a farlo. Valerio, io le parlo come se le parlasse suo padre. Bisogna rimettersi in riga, guarire presto. In marina, lei lo sa, bisogna essere pronti ad abbandonare tutto, sacrificare tutto, senza ribellioni e senza rimpianti. Mi autorizza a farlo. No, comandante. No. No, comandante, la ringrazio molto, ma non posso... Basta. Sono troppo affezionato a suo padre per non preferire che di Valeri in marina ne rimanga uno solo. Uno, ma dell'altezza di suo padre. Questa è la domanda di dimissioni. Rifletta.
Fra un'ora ho il comando del Legnano o questa carta firmata. Comandante. Vada. Avanti. Signor Valeri, cosa c'è? Il comandante dice... Legga, legga pure, tanto dovrà spedirla lei. Il comandante dice che la prima parte di questo rapporto... Gente del Bolzano a bordo! Bolzano, presto! Biancheria, biancheria, presto, chi parte? Chi parte? Bolzano. Bolzano. Presto, signorina. Che parte Bolzano? Sì. Va bene, salgo in Francia adesso. Impermeabile. Passo a prenderlo io. Sì, signora. Rinas. Manni. Rinas. Aviola giacca di navigazione. Stella. Comandi, signor Valeri. Sì, signore, viene adesso a prendere impermeabile. Va bene, vieni con me. Sì, signore. Tutta la gente a posto di manovra. Tutta la gente a posto di manovra. Ammiraglio. Bon. Ammiraglio. Niente, niente, non è niente. Sto benissimo. Riprenda. Quanti metri di fondo? 80 circa, ammiraglio. Sarò pronto fra mezz'ora. È affondato l'S3. Bandi, affondato. Bandi. Il fatto che ci sia lui è l'unica cosa che mi dia ancora qualche speranza. L'ultima posizione accertata del battello è questa. Tutta la gente a posto di manovra. Senti, Valeri. Bene. Ho già fatto uscire da Livorno il Titano e l'Anteo. Lei li raggiunga subito sul posto e prenda la direzione della manovra. Valeri. Comandi. Telegramma al Titano. Sarò sul posto all'alba. Date vostra posizione. Ha messo il punto sulla carta? Sì, signore comandante. Quante miglia? 84. Va bene, gente a dormire. Venga. Sivic 357. 357. Signor Sivic. Che c'è? Ma è vero quello che si dice? Cosa? Che il signor Valeri ha dato le dimissioni. Chi gliel'ha detto? L'ho sentito dire. Mi dica chi gliel'ha detto. Spossa tutto il bastimento. Si è dimesso mezz'ora fa. Proprio mezz'ora fa. Ma non capisci che dicendo così che se ne va in un momento come questo gli dà implicitamente del vigliacco? E Corrado sarebbe un vigliacco? Se l'ha detto il signor Rocchi vuol dire che è vero. E io non ci credo, non ci credo, nemmeno se lo vedo. E tu non ci credi? E poi scusa, perché se ne dovrebbe andare? Già, per cosa? Perché? Che notizia è venuta poco prima che firmasse la carta delle dimissioni? Eh? È affondato l'S3? E beh? Oh, figlia! Che è successo? Sono scivolato e ho abbattuto. Un'altra volta, quando scivoli, cerca di lasciare il segno agli altri. Sì, signore. Fila. In ogni modo, io non ci credo. Io sì. Il signor Valeri, il figlio del comandante. Beh, scommettiamo. Scommettiamo. Quanto? Non denaro, no. Con te mi gusta una pedata. Ma forte, con tutta la forza. Con tutta la forza dove si vuole. Dove si vuole, purché non sia davanti alla gente. Sì, per il prestigio, lo so. E chi la piglia però, zitto e mosca, intesi? Intesi. Se c'è uno che lo deve sapere, Gennaro. E andiamo a Gennaro. Andiamo. E andiamo. Va. Là. E là. Non si può. Voglio proprio vedere come sei quando non si può.
Senti, tu lo devi sapere. È vero che il signor Valeri... Oh! È vero che il signor Valeri... Ma ha... voi a chi volete far uscire pazzo? Gli ho detto che non so niente. Tu lo devi sapere. È una fissazione. Io non so il resto di niente. E allora vuol dire che è vero? No, non è vero niente affatto. Non è vero? No. Parola d'onore? Parola d'onore. Cosa credi, che sia inchiostro che se ne va con l'acqua? Ma lui, manicavento, niente? Niente. Nessun segno? È più bello di prima. E va bene. Da chi ti sei fatto conciare in questo modo? Rispondi, chi è stato? Manicavento. La ragione. Rispondi, la ragione. Diceva, lei capisce, signor Valeri, quando uno dice, insomma, non volevo che... Andiamo, dicesse... che cosa? Che lei si congeda. Vai. Sentimi, Corrado, c'è qualcuno che va dicendo... Anzi, no, mettiamo a posto i nomi. Rocchi. Ora, Rocchi è antipatico quanto vuoi, ma è un uomo d'onore. Ebbene, Rocchi anche a me ha detto... È vero. È vero. Tu vuoi lasciare la Marina. Io voglio avere la mia vita, voglio. Hai capito? Voglio avere la mia vita. Ma... E perciò me ne vado. E senza rammarico anche, visto che tutta questa gente sta pensando che io me ne vada per paura. Ma non è vero. È vero, sì, e tu lo sai. Tutti, tutti. Hai visto come l'hanno conciato, Stella? Dunque, io sono un vigliacco. Ha bisogno di vigliacchi la Marina? No, e io me ne vado. In quanto a Rocchi, poi. 10 gradi di barra a sinistra. Senti, Rocchi. Non hai momento, dopo. Avvisare il comandante che il titano e l'Anteo sono in vista di prora. Esattamente sotto di noi. Rispondono debolmente alle chiamate. Quanti palombari? 8, ma posso lavorare soltanto sugli apparecchi di grande profondità. Ci sono 74 metri di fondo. Trasmetto all'S3 che è stato individuato. Aumenti d'energia per segnalare. Alza, Conte! Alla Palabella! Vango, sbandato sulla sinistra, ha poppato di circa 30 gradi. Ha uno squarcio a poppa sinistra. Ha uno squarcio a poppa sinistra. Non dici altro? Null'altro. Ammiraglio. No, grazie. Grazie, dottore. Sto benissimo. Se avrò bisogno di lei, la farò chiamare. Ma ammiraglio? La farò chiamare. All'Anteo, che imbraghi al più presto, fuori due apparecchi di grande profondità. Anteo! Ammainare le gru! Maina, maracchi e gru! Thank you.
S3 comunica che ha accettato il massimo di energia. Risponde più debolmente. Ha 20 morti chiusi a poppa. Segnala poco ossigeno. Fate presto. Trasmettere che fra poco li tiriamo su. Stanno imbragando. Sì, regolato. Preparare la manichetta d'aria. Domande ai palombari di grande profondità quando saranno pronti. Se Bandi arriva a chiedere di far presto vuol dire che giù va male. Risponde? Fate. Non riesco a capire quello che dice. Comandante, potremo cominciare a tirarli su fra un'ora circa se gli apparecchi a grande profondità non interrompono i lavori. Ma intanto i miei palombari si offrono di discendere a dare la manichetta d'aria con gli scafandri normali. Troppo fondo, no? Permetta, comandante. Nell'ultima esercitazione sono discesi sino a circa 65 metri. Forse si potrebbe tentare. Segnala cloro. Cloro. Locale, motori. 10 morti. Avanti, palombari normali. Manichetta d'aria. Sono 50 metri, vai adagio. Sono 55, Lazzari. 55, Lazzari. Lazzari, come va? 55, come va? Lazzari, sono 60, Lazzari, vai adagio. Lazzari, sono 65. Lazzari! Lazzari! Alza il palombaro! Alza! Lazzari! 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 Rossi, come va? Rossi, Rossi, come? Come? 65, pronto, pronto, Rossi, Rossi, alza il palombaro, alza! Sommergibile imbragato di poppe di prora. Vira poppa. Anteo, vira poppa. RT. Andate. All'S3. Siete salvi, coraggio, pronti per la manichetta? Confermate. Avante. L'S3 non risponde più. Segnalare ugualmente, siete salvi, coraggio, pronti per la manichetta. Avanti, vira prora. Il sommergibile è a 60 metri. Risponde. No, comandante. Nessun altro palombaro? Nessuno, comandante. Pronti per l'inversione! Chi scende? Comandante, è il signor Valerio che scende. Corrado, dati aria, sono 60 metri di fondo. Sì, sì, va bene, fate presto, su.
Guarda, Conte! Alaba, la bene! Qui la Conte! Corrado, 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 45 metri, come va? Sì, forza, forza, Corrado, 50 metri, resisti? Il sommergibile è a 55 metri. 55? Ci sei? Rispondono? Sì, sì, riaffiora subito. Alto, Lombaro! Che notizie? Valeri sta attaccando la manichetta. Trasmettere all'S3 di aprire una valvola. Data pressione? Sì, comandante, la pressione è a 6. Dai aria al sommergibile. Già fatto, comandante. Già fatto? Sì, comandante. Non diminuisce? Pure è tutto aperto, comandante. Se anche loro a basso hanno aperto la valvola. Controlla il manometro d'uscita. Rientra. Corrado! Eh? No, lascia, lascia, sto benissimo. Cosa fate di voi altri? Via, via! Sto benissimo, pensate a quegli altri, via! Tu sei quello che se ne vuole andare, eh? Sì. Manicametro! Ehi! Manicametro! Dunque il signor Valerio è un vigliacco, eh? L'ho messo a posto. Si vede. Cosa fanno? Rispondono. Li salvano, eh? Comandante, non c'è passaggio d'aria. Valerio. Comandante. È sicuro dell'applicazione della manichetta? Sì, comandante, l'aveva già applicata all'altro palombaro. Io non ho fatto altro che stringerla. Innestata la manichetta d'aria? Ma dall'interno? Dall'interno? Non si apre la valvola. E si risponde al? Sì, a me. All'interno? Ripetere. Attenzione, parla l'ammiraglio Valeri. Ripetuto? Sì, comandante. Ripetuto. Rispondono? No, comandante. Rocchi. Comandi. A che profondità sono ancora? Circa 14 metri. Ai loro posti.
equipaggio, attente! Copritevi! Copritevi! A te, o grande eterno Iddio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e soldati d'Italia, da questa sacra nave armata dalla patria, leviamo i cuori. Salva ed esalta nella sua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Salva ed esalta il Re. Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che le tempeste ed i flutti servano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingono in difesa petti di ferro più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. Viva il Re! Il Re! Il Re! Il Re! Senti, Valerio, devo dirti... Più tardi. No, voglio dirti subito. Ed è bene che ci sia qui anche Silvio. Voglio dirti che, come in Accademia, sei sempre veramente il primo di tutti noi. Di più, il migliore, un esempio. Oh. Sì, un esempio. E come compagno... Grazie, sempre... Rocky. Ma adesso... vai. Dunque lei non si trova bene con me? Io? Benissimo. Ma sa, l'Africa ha un certo fascino speciale. Bravo. Oh, Valerio. Guardi, suo padre non può muoversi dall'ammiragliato. Andiamo noi da lui. Non sta bene. Un attacco dei soliti. Un po' più forte. Venga. Via! De Bon, alle volte il destino è più forte della volontà degli uomini, ma noi non abbiamo rimorsi. Abbiamo fatto tutti il nostro dovere. Tutti, i vivi e i morti. Mi conforta che anche tu abbia fatto quanto potevi. E... anche se oggi non mi sento troppo bene... sono tranquillo. È un buon Valeri che lascio alla Marina. Papà.
Anna. Ah, Carla, non c'è. Fino adesso da Nora. Ma sono le 5 del mattino, cara, sono smontato di guardia poco fa. Ah, va bene, vado là. Anna. Così in piedi tutta la notte. Sei stanchissima. Povera Nora. Ha chiesto tanto di te. Voleva vederti. Voleva sapere da te se credi che lui ha sofferto. È il suo tormento. Com'erano uniti. Come lo amo. Anna, devo chiederti perdono dell'altra sera. Mi vergogno di quello che ho detto, mi vergogno di quello che ho pensato. Se puoi, te ne prego dal profondo del cuore, Anna, se puoi, dimenticalo. Anna, guardami. Ecco così, guardami. Ho bisogno di vedere i tuoi occhi. Tanto. Così. Vedi, Anna, ieri sera il comandante, prima che si sapesse di bandi, mi ha dato da scegliere. O partire per il Mar Rosso o dare le dimissioni. Ho dato le dimissioni. No, Anna, guardami. Parto. L'ho detto al comandante poco fa, parto per il Mar Rosso. Adesso ho bisogno di guardarti, Anna, tanto. Io ti amo in questo momento con una disperazione come non ti ho mai amata, forse. Anzi, certo, come non ti ho mai amata. Ma vedi, Anna, in faccia a Bandi, in faccia ai suoi uomini morti tutti ai loro posti, il mio gesto mi è apparso quello che è. Quello che è un tradimento. E poi, papà, gli altri. Allora una forza al di sopra di me, al di fuori di tutto, mi ha deciso. Parto. Ti lascio. Ti perdo, mio immenso amore. Ti perdo. Mi perdi. Tu dici mi perdi. Ah, tu non sai in queste notti di ansia quanto orgoglio. Quanto desiderio di poterti appartenere come ora. Di potermi sentire tua così, più certa, più di ieri, più di sempre. Di poterti dire che quando sarai lontano io non ti aspetterò. Perché tu sarai con me, perché io vivrò con te. Perché tu sei il mio amore colorato. Boss, ufficiali, sottufficiali, soldati e comuni. In nome di sua maestà il re. Conoscerete quale vostro comandante, il tenente di vascello Corrado Valenti. Crede lei, signora Anna, che non si possa ballare un valzer insieme se non si è vicini, eh? Oh, oh, credo anzi possa essere anche più bello. Tanto più bello. Signora Anna. Chiamami Anna. Tanto ormai siamo parenti, no? Alzare il segnale di buon viaggio al legnano. Uno ma buono. E zitto.
Comandante, cosa c'è? Un po' di firma. Cominciamo con le scartoffie, eh? Lì su quel dito, che cosa ha fatto? Ah, la pietra pomice, per togliere le mance d'inchiostro, sa, la scorticatura. Si ricordi che sulla mia nave, sulla mia nave... sua nave.